Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché già da diverso tempo sto cominciando a recuperare tutto quello che mi ero lasciato alle spalle. Ed effettivamente avevo tanta roba che non mi ero prefissato dal completare, sia perché comunque non ne avevo fondamentalmente bisogno e non ne avevo necessità, ma anche perché sono stato distratto, tra virgolette, da tantissime altre cose che sono successe ovviamente durante questo periodo. Ieri in live abbiamo recuperato un paio di contenuti, abbiamo fatto un paio di sfide, abbiamo fatto un paio di robe e devo dire che è stato anche piuttosto divertente. Quindi non so se magari vi interessano delle live così, dove magari andiamo a recuperare qualcosa insieme, facciamo magari qualcosa insieme di gruppo, giusto per poter anche avere la possibilità di chiacchierare su Ever Crisis. Però per quanto riguarda il video di oggi vi parlo di come ho battuto Bahamut nella sua EX2. Probabilmente già molti di voi avranno completato tutte le summon, avranno completato tutto quello che ovviamente si ha la possibilità di completare all'interno del gioco. Io invece me la sono presa con calma, non ho avuto bisogno di rushare, non ho avuto bisogno di fare i salti mortali, perché fondamentalmente il mio account mi permetteva di giocare normalmente, quindi non ho mai avuto questa necessità. Però quella cosa dentro, no? Quella sorta di completista che in me, giustamente, poi quando vede degli stage che non sono marcati con il check verde, prendono un pochettino a sfida personale tutto il gioco, no? Quindi qualcuno di voi potrà sicuramente capirmi. E allora ho detto: bene, ricominciamo da capo e cerchiamo di fare tutti gli stage che mi sono lasciato alle spalle. E uno di questi era per l'appunto Bahamut con la sua EX2. Il team che sono andato ad utilizzare è questo, un team che gioca praticamente da solo. È un team che, appunto, se avete la possibilità di poter emulare, sono sicuro vi permetterà di giocare in tutta tranquillità. Non ho avuto difficoltà neanche per un secondo. Forse verso la parte finale un pochettino ho rischiato, perché non ho fatto cure, cioè nel senso non ho curato durante la fase di Gilly, ho un po' rischiato. Sono stato anche fortunato perché Bahamut non mi ha targettato due volte lo stesso personaggio, e quindi sono riuscito bene o male a breccare, curare e poi recuperare il rischio che mi ero lasciato alle spalle. Il team in questione prevede un Sephiroth buildato non elementale, quindi un Sephiroth neutro, chiamiamolo così, dove appunto abbiamo la summon di Bahamut, che ovviamente mi aiuta nella seconda fase, perché il tempo che si ricarichi ovviamente io ho già fatto mezzo combattimento. Skin del banner Limit Break che mi aumenta HP e Mastery per quanto riguarda l'abilità magica. Ovviamente la spada, la Protector's Blade che mi aumenta l'attacco magico per tutti gli alleati e il boost di Magic Ability. La Kusha Sword invece come arma secondaria per abbassare attacco magico e attacco fisico di Bahamut, però facendo comunque un buon quantitativo di danni, perché devo ammettere che comunque si riesce a fare lo stesso un buon quantitativo di danni. Tutte materie utilizzate solo ed esclusivamente per pompare le statistiche, quindi sono tutte materie ruin che non servono completamente a niente. E come sub weapon invece ho messo praticamente tutto ciò che potesse buffarmi, o comunque tutto ciò che potesse pomparmi il Magic Ability Boost. Infatti abbiamo la Sun Umbrella, che è una delle armi migliori da poter utilizzare su questa tipologia di Sephiroth. Ci sarebbe stata benissimo anche la nuova arma di Barret, che ahimè non ho ancora trovato, mannaggia a lui. E poi Power Souls di Tifa, che in questo caso mi aumentano HP e Boost Magic Ability. Infatti le mie statistiche sono con 11.108 HP, che sono più che sufficienti per quanto riguarda questo combattimento, anche perché, come potete notare, difesa fisica e difesa magica sono molto basso, sono praticamente quasi la statistica base, perché sono a 106 106, quindi sono veramente veramente basso. Mentre invece per quanto riguarda le refined abilities abbiamo un bel boost HP di livello 5, boost magico di livello 4, che
poteva tranquillamente salire anche a un livello 6 se non 7 se avessi avuto l'arma di Barrett, mentre invece il boost Magic Ability è completamente maxato con appunto la Mastery di Magic Ability che mi dà un 15% in più, quindi diciamo che ho un boost magico più basso, però ricordiamoci che ho anche un più 5 dato dall'arma di boost Magic All, quindi diciamo che ho 3442 di attacco magico, ma va comunque diciamo aumentato ulteriormente, come se avessi un 4442, perché appunto sono diciamo con un livello 5 di Magic Attack All e quindi abbiamo comunque un buon margine di miglioramento. Mentre invece la Magic Ability è praticamente al massimo, che mi aiuta tantissimo sia con gli attacchi normali, ma soprattutto mi aiuta anche con la Kucha's Blade nel fare dei danni decenti nonostante sia un attacco comunque più debole. Matt, che ovviamente adesso con il nuovo costume è diventato a mio avviso un membro praticamente fisso del mio party, cioè non lo cambio praticamente con niente al mondo in questo momento, con 9465 HP, che sono un po' più bassini rispetto agli altri, però come potete notare abbiamo comunque una difesa fisica e una difesa magica leggermente più alta. La difesa magica ovviamente qui è il focus principale, perché Bahamut utilizza prevalentemente più attacchi magici che fisici. È vero che abbiamo comunque anche la diciamo abbiamo anche alcuni attacchi fisici, ma su quelli possiamo comunque diciamo giocarcela in modo abbastanza intelligente. 2295 di attacco magico, che ripeto non ci servono a niente, la cosa che qui serve è avere buon healing, e qui abbiamo un bel 2206 che con la prime number mi consentono di curare in modo abbastanza efficace. Seconda arma, in questo caso arma di Bahamut, semplicemente perché mi interessa breccare i sigilli, quindi Matt avrà una funzione in più che è quella di breaker sigillo. Se non avete Matt o non potete utilizzare Matt, vi consiglio Tifa per questo ruolo, però dipende sempre anche come siete messi voi con i vostri personaggi. Materie in questo caso, che anche in questo caso sono tutte per le statistiche tranne la cura centrale, che ho voluto mettere singola proprio per quando Bahamut si concentra sul single target e quindi poter recuperare subito gli HP di quel personaggio, e poi un bel protect, anzi un barrier in questo caso, che vabbè comunque sia un protect, con la sinergia del buff debuff time extension del 20%, perché posso castare praticamente il protect subito nei confronti del mio personaggio e curare subito dopo qualora ne si abbia diciamo la necessità, tanto il buff comunque dura di più. Dura di più anche perché tra le armi che ho messo come sub weapon abbiamo la Branded Spine, che mi aumenta healing e difesa magica, la Centipede, che mi aumenta healing con la durata del buff, e anche la 4-point Shuriken di Yuffie, che mi aumenta HP e durata del buff. Quindi come potete notare ho una buona estensione buff, quindi posso mettermi praticamente subito il protect nei confronti di Matt e poi curare tutti quelli che ne hanno bisogno. Infatti, come potete notare, ho un buon boost di livello 4 sia di attack HP che difesa magica. Avrei preferito forse qualcosina in più, ma va bene. Ottimo il boost healing a livello 7 e poi il buff debuff extension di livello 2, che praticamente mi fa durare tutti i buff del 40% in più. Quindi capite che il protect mi dura praticamente per il 40% in più, quindi molto molto più tempo. Ultimo personaggio invece Cloud, che ho preferito settare con il costume ghiaccio, in quanto il suo costume ghiaccio, tramite la possibilità di poterlo potenziare, mi consente di fare molti più danni rispetto a fuoco e fulmine. Quindi sì, Cloud con il suo vestito ghiaccio ha comunque un DPS molto più alto, senza considerare il fatto che l'animazione della Stream Blade, o comunque della spada che abbiamo ottenuto con lo stesso set, è molto veloce. Quindi
mi conviene di più utilizzare questo tipo di cloud. Bandage Sword invece come seconda arma, che mi aumenta non solo gli HP ma anche mi dà la possibilità di mettere una difesa magica direttamente di livello 3, e Bahamut sapete benissimo che è infame e abbassa praticamente la difesa magica di 4 livelli addirittura all'inizio, quindi è utilissimo recuperare in fretta questo svantaggio. Per quanto riguarda sub-weapon, ho tutte sub-weapon legate all'elemento ghiaccio, infatti ho praticamente la Bald Eagle di Lucia, che è forse l'arma migliore in assoluto per Cloud, e io ce l'ho quasi full rosa, quindi devo necessariamente sfruttarla. Il Blue Megaphone di Kite Sith, che aumenta HP e boost sia sinergia ghiaccio, e poi l'altra arma di Yuffie, lo Shuriken di ghiaccio, che praticamente mi aumenta attacco fisico e sempre sinergia o comunque boost per quanto riguarda l'elemento ghiaccio, ed è per questo che appunto abbiamo un ottimo boost di livello 5 per gli HP, boost 6 per quanto riguarda l'attacco fisico, insieme addirittura un boost di 5 per attacco fisico all, quindi immaginate Cloud già quanto sia più forte fisicamente rispetto al normale, boost di tipo ghiaccio di livello 7, poi Frostblade Arcanum che si sposa benissimo, e poi vabbè un Ice Resistance che non mi serve a niente, dettato questo dalla Bandage Sword, però non mi serve più di tanto, con statistiche che come potete vedere appunto raggiungono cifre molto importanti: 10.000 HP, 4.200 di danno fisico, difesa fisica e magica un po' bassine, però considerando il fatto che la difesa magica può essere aumentata di 3 livelli mi sento piuttosto sicuro. L'unico mio dubbio, diciamo, in questo setup era la difesa fisica per la parte di attacco fisico di Bahamut, però fortunatamente sono riuscito a gestire anche quella. Quindi questo è il mio setup, un setup che comunque è decisamente forte, molto più forte rispetto anche al power richiesto. È ovvio che è passato comunque del tempo, però chi magari aveva lasciato in sospeso il conto con Bahamut per un motivo o per un altro e adesso vuole chiudere, diciamo vuole chiudere il conto, tramite questo setup vi posso assicurare che è possibile farlo senza neanche sclerarci troppo dietro. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me, vi lascio alla run che non commenterò in questo caso perché è abbastanza leggibile in questo caso, perché appunto sono, diciamo, movimenti che abbiamo già visto e rivisto, oppure nell'eventualità ve la commento, non vi preoccupate, deciderò comunque sul momento, ma molto probabilmente ve la commenterò perché credo che sia giusto commentarla magari per chi ha bisogno di una guida vera e propria. E noi come sempre ci becchiamo alla prossima, bye bye.
vai su. Ok, andare.状況は把握した。直ちに要請する。速やかに対処します。参加します。
ただちに応戦する速やかに。これが出る。よし、想定通り。